Una buona serata, eccoci qua, una buona serata, benvenuti a tutti i nostri telespettatori a questa puntata di TV7 Match. Ermanno, buonasera. Allora, apriamo anche questa sera occupandoci necessariamente di questa guerra tra Russia e Ucraina, che non è ormai più solo Russia-Ucraina, chiaramente, ed è una guerra che è in continua evoluzione anche da un punto di vista diplomatico, dove la diplomazia sembra quasi che non ci sia. Si dice una cosa e poi si smentisce immediatamente. Il rimpallo delle responsabilità tra i contendenti, Russia e Ucraina. È una guerra anche difficile da raccontare, secondo me. Tutte le guerre, soprattutto in corso, sono difficili da raccontare, perché la diplomazia, certamente, che fa determinati annunci, certamente non è quella che sta trattando. Sono due immagini totalmente diverse, perché chiaramente nella trattativa ci sono dei fattori segreti che non possono essere resi pubblici e quindi è impossibile farlo. Quindi quello che è importante per la diplomazia invece è lanciare delle provocazioni, e le stiamo vivendo nei nostri media e nei nostri giornali. Cosa vuol dire? Vuol dire che il presidente americano dice una cosa che magari sconvolge e innesca dei meccanismi di, io li chiamo, ipnosi di massa. In questo momento la maggior parte è anche noi, in parte, non conosciamo l'esatta realtà, salvo abbiamo con noi un testimone, ma anche lui non è vicino al fronte, ma poi non può andarci di persona perché certamente il rischio sarebbe totale, però è andato, ha documentato, ha visto le conseguenze di questo conflitto, ma mai potrà dire quello che è successo veramente, perché anche il testimonio oculare deduce. Cosa vuol dire? Faccio un esempio per tutti. Quel morto era filo russo o era filo ucraino? Allora uno dirà, quello lì era filo ucraino, poveretto. E invece sono stati magari gli ucraini, è un conflitto, quindi non stiamo incolpando gli uni o gli altri. Hanno reagito in quella maniera, però anche queste cose vengono sfruttate, quindi è un'ipnosi collettiva l'informazione in questo momento. E allora cerchiamo di trovare, mantenere un certo equilibrio per vedere di capire quale può essere la strada per chiudere questo conflitto. E la strada per chiudere questo conflitto è solo creare un interesse comune per chiuderlo. Non trovare il compromesso è è l'innesco della prossima guerra. La guerra, finita la seconda guerra mondiale, c'è stata la guerra fredda, poi hanno fatto finta di chiuderla e siamo arrivati ad oggi, perché la NATO ha fatto quello che sta facendo, per ovvi motivi logici, che la NATO è nata per questo motivo. Invece dobbiamo trovare che la Russia, i russi, indipendentemente dagli oligarchi e tutto il resto, gli europei, indipendentemente dai politici che spesso ci tradiscono, devono trovare un'unione per trovare un interesse e un progetto comune per il futuro, ma non nostro, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché stiamo lasciandogli un pianeta distrutto, dove non piove più, dove l'intossicazione è totale. E cosa lasciamo? Anche una guerra? Questo che ci devono, fermiamoci, perché l'intelligenza dei cittadini di qualsiasi paese è superiore mille volte a qualsiasi oligarca o qualsiasi presidente della Repubblica americano. Allora, in questo senso noi abbiamo cercato, ogni volta cerchiamo di riunire delle figure importanti che ci possono aiutare a capire questo che stiamo, questo innesco di uno sviluppo che è determinante per il futuro di questo pianeta, perché il rischio oggi non è più la terza guerra mondiale, ma è una esplosione, se continuiamo così, di un pianeta
che non avrà futuro. L'altro giorno, anzi qualche settimana fa, hanno trovato il famoso buco nero e io mi sono domandato se per caso non è stata una guerra che ha creato un'esplosione atomica che ha incominciato ad assorbire tutti i pianeti che ci stanno vicino e hanno creato la massa che si chiama buco nero. Evitiamo di farne uno noi. Certo, quindi con noi abbiamo degli ospiti. Certo, io li presento subito per i telespettatori che sono a casa. E, allora, saluto in studio il professor Alberto Lanzavecchia. Buonasera, professor Lanzavecchia. Buonasera. Grazie di essere con noi. Docente di economia aziendale e finanza strategica all'Università di Padova. Saluto in collegamento la professoressa Lara Piccardo. Buonasera, professoressa Piccardo. Buonasera, buonasera a voi, agli ospiti e agli spettatori. Ecco, è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Genova. Abbiamo sempre in collegamento il dottor Antonio Martin. Buonasera, dottor Martin. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera, ecco, dottor Martin è in collegamento, è uno storico, è un analista politico ed è in collegamento da Arad. Siamo in Romania, verso il... Romania. Certo, e saluto in studio il collega Matteo Scialpi. Buonasera. Buonasera Matteo, grazie di essere tornato qua nei nostri studi, un giornalista, un reporter di guerra che è rientrato da pochi giorni appunto dall'Ucraina, dove è stato per ormai più di qualche settimana a seguire il conflitto. Allora Armando, questa è stata una settimana particolare anche perché è iniziata con la manifestazione, la grande parata a Mosca per l'anniversario della vittoria, la vittoria che i russi hanno celebrato appunto la sconfitta del nazismo. Non è stata una parata, una manifestazione così come l'avevano, come dire, prevista i media occidentali. Putin non ha detto quello che tutti quanti stavano, come dire, stavano ipotizzando, aspettando esatto. Certamente, perché questo fa parte di quello che ho detto prima, cioè quanto c'è di vero in quello che viene detto ufficialmente dalla politica e quanto invece viene diciamo trattato sotto banco, perché chiaramente in una fase di trattativa non si svelano le strategie che ciascuno intende applicare. E quindi abbiamo, giustamente come hai menzionato tu, abbiamo un contributo Putin, nessuna guerra totale, è quello che appunto lui ha detto, e smentendo quelle che erano invece le ipotesi dei politici che appartengono all'altra parte. La strategia di Putin, nessuna guerra totale. Tutte le previsioni sono state smentite. Il discorso di Vladimir Putin del 9 maggio, in occasione del giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, nella Piazza Rossa di Mosca, non ha avuto i contenuti che molti osservatori in Occidente avevano previsto. Putin non ha annunciato nessuna guerra totale contro l'Ucraina, tantomeno contro la NATO. Non ha minacciato l'uso di armi nucleari. Non ha proclamato l'annessione dei territori conquistati finora, non ha ordinato che venissero effettuate parate commemorative nel Donbass o a Mariupol. Non sono arrivati nemmeno appelli a tregue o cessate il fuoco, limitandosi a fotografare la situazione di un conflitto prolungato. Sono state così smentite tutte quelle indiscrezioni che avevano trovato ampio spazio nei media occidentali, in primis quelli inglesi, che annunciavano la volontà di Putin di annunciare il 9 maggio la guerra totale all'Ucraina, la mobilitazione generale e la militarizzazione dell'economia e della società russa. Invece il discorso di Putin è stato completamente diverso e non ha dato appiglio alla propaganda occidentale, ucraina, americana ed europea, che da settimane ipotizzavano annunci apocalittici. Il capo del Cremlino, come aveva già fatto con un comunicato il giorno prima, visto che la Germania nazista si è arresa agli alleati l'8 maggio 1945, ha rivolto parole di ringraziamento ai militari, alla popolazione e ai governi delle repubbliche popolari ucraine di Donetsk e Luhansk, assimilando la lotta di ieri contro il nazismo con quella di oggi.
Putin però non ha detto alcune cose che avrebbero potuto cambiare le cose. Avrebbe potuto dire che aveva vinto, che aveva denazificato l'Ucraina e difeso i russi del Donbass soggetti al genocidio. Non sarebbe stato vero, ma sarebbe stata l'occasione per congelare il conflitto o portare ad un cessate il fuoco. Invece ha parlato di una guerra necessaria, puntando il dito contro l'espansionismo della NATO. Con l'operazione speciale contro l'Ucraina, Mosca ha risposto ad una minaccia diretta vicino ai confini russi, perché un attacco era stato preparato, secondo Putin, anche contro la Crimea. E allora, dottoressa Picardo, questo timore di Putin è realistico oppure è una supposizione? Putin ne ha dette molte, ne ha fatte altre, ha fatto anche dichiarazioni tra loro contrastanti, non tutti i suoi uomini si sono allineati con le dichiarazioni, il caso naturalmente Lavrov in occasione di un'intervista a un'emittente italiana forse è stato il caso più emblematico. Putin si trova in questo momento in effetti in una situazione complicata, anche perché di suo ha lanciato non una guerra bensì un'operazione speciale. Dopo le dichiarazioni del 9 maggio però la notizia di oggi è che in Ucraina stanno penetrando dal fronte nord-est, quindi dalla Bielorussia, anche i carri armati VO. Le sigle, le varie lettere sui carri armati indicano la provenienza. Finora eravamo abituati a vedere la lettera Z, quindi provenienza sud-est, adesso invece abbiamo un nuovo invio massiccio di armamenti pesanti. Dunque significa che l'intenzione comunque di Putin è di proseguire. La situazione sul Mar Nero è un altro fronte abbastanza complicato, adesso c'è in corso una battaglia marittima proprio al largo dell'isola dei Serpenti, quindi nei pressi, diciamo così, del confine tra Moldova, Romania, Ucraina, quindi insomma lì sotto un'altra nave russa sembra essere in difficoltà, e quindi se da un lato assistiamo a determinate dichiarazioni, sul dato di fatto sembrerebbe sempre più chiara l'intenzione di Putin di voler aprire un canale che unisca il Donbass, quindi con le due repubbliche autoproclamatesi indipendenti, Donetsk e Lugansk, con Crimea e poi tirando su da Odessa verso la fatidica Transnistria. Quindi c'è secondo me un iato, una differenza abbastanza importante tra le dichiarazioni, tra l'altro tra le diverse dichiarazioni del Presidente e ciò che effettivamente invece sta accadendo. Quindi, dottor Antonio Martin, lei naturalmente si trova ad Arad, è naturalmente Romania. Che percezione avete voi di questa guerra? Siete molto vicini al fronte e quindi in qualche maniera vi coinvolge. Cosa può darci come testimonianza dal posto più vicino al conflitto? Sì, avete ragione, in senso in quale Romania si avvicina no, direttamente con l'Ucraina, ma dobbiamo dire che Romania è un paese membro NATO dal 2004. Dal 18 anni siamo in questa alleanza politico-militare internazionale che garantisce sicurezza di tutti i membri. Tramite articolo 5 di atto fondatore di 1949 dal trattato di Washington. Così Romania si trova in una zona di sicurezza, ma si guarda con estremamente preoccupare verso le Ucraine per vedere come si sviluppano le cose in questa guerra in Ucraina. Come ha detto troppo bene sì, professoressa prima, sono fronti anche in sud di Ucraina che si sviluppa al nord di Mar Nero, dove si può arrivare a Odessa e Odessa, come si sa, è vicina di Romania, si parla di più o meno 50 chilometri in linea diretta.
di Dogana Rumena fino a Odessa, una città importante in Ucraina di punto di vista strategica, economica, come porta al Mar Nero. E di questo tutti gli analisti militari pensano che i russi vogliono attaccare e vogliono ottenere al momento questa città. Noi rumeni abbiamo messo solidarietà verso i profughi ucraini che hanno arrivato sul nostro territorio anche dei primi giorni di 24 febbraio, quando ha cominciato la guerra in Ucraina. Abbiamo ricevuto più o meno 1 milione di profughi ucraini. Adesso il nostro territorio si trovano più o meno 100.000 di persone di Ucraina, il resto hanno passato in Occidente, in altri paesi, anche in Italia, in Francia, in Germania. Romania ha manifestato solidarietà eccezionale verso le profughi ucraine, come hanno fatto anche i Moldavi, Repubblica di Moldavia, che non si trova in NATO, anche né in comunità europea, è un paese neutra, come si vede anche in sua costituzione. Repubblica di Moldavia hanno passato varie informazioni, notizie falsi, fake news, che hanno messo in preoccupare autorità moldave, anche autorità rumene, anche autorità occidentale, perché verso la Repubblica Moldavia, come si sa, ha il suo territorio, regione separatista, Transnistria, no? Che dove non ha controllo di punto di vista non ufficiale, ma non ha controllo in realtà. Questo è un problema, questa regione separatista Transnistria, che può essere usata dai russi in questa equazione di guerra. Speriamo che non si arriva in questo momento, in questo passo, fino alla Repubblica di Moldavia. Fino adesso non ci sono indicatori seri in questo senso, che Federazione Russa va avanti fino alla Repubblica di Moldavia. Ma speriamo che non si succeda niente in questo caso. Certo. Grazie. Allora, Matteo Scialpi, ci vuoi raccontare un attimo la tua seconda esperienza nel teatro di guerra, dove ben da vicino hai visto situazioni che sono veramente drammatiche e dove, come mi raccontavi prima durante l'intervallo, quando vai in macchina vai a 140 all'ora, perché speri sempre che qualcuno non sia così veloce a mirare sull'auto. Prego. Sì, diciamo che questo, fino a quando sono rimasto io, il conflitto si stava cominciando anche nella parte giù sulle coste del Mar Nero, quindi Odessa, Mykolaiv e verso la Romania. E questo credo che sia un po' la volontà di bloccare quelle che sono sia le comunicazioni economiche, la vendita del grano, ma soprattutto il controllo di entrate di armi, munizioni dalle frontiere più protette dall'altro lato rispetto alla Russia. Che sia una situazione dove chi ne paga più le conseguenze sono i civili, questo è un dato di fatto, e l'uso non tanto della guerra totale come succede a Kharkiv o da altre parti, ma quello stilicidio costante e continuo per cui la gente vive una situazione di paura, che però alla quale si sta assuefando.
per cui Odessa suonano gli allarmi, la gente continua a vivere normalmente. Lo stesso a Mykolaiv, lo stesso da qualsiasi altra parte, suoni un allarme, fino a quando non c'è qualcosa di concreto che ti sta per arrivare addosso, nessuno si muove, cioè continua a fare la propria vita. Ma per esempio, non so, in queste regioni la difficoltà di trovare l'alimentazione, l'acqua, il riscaldamento, diciamo che la vita normale, al di là di quella che può essere una grande città dove magari arrivano più facilmente dei sussidi, diciamo che in che situazione ci troviamo? Sì, allora Mykolaiv è quella città più martoriata rispetto a Odessa, perché non c'è acqua. La sera devi stare al buio, perché ovviamente devi dare un coprifuoco che però è molto, molto più pressante rispetto a quello che potrebbe essere Odessa, perché Odessa di notte vive ugualmente la sua vita con le luci accese e via dicendo. Ma è illuminata la città Odessa? Abbastanza illuminata rispetto ad altre, cioè, che solo la parte... chiamiamola moderna, dove c'è tutta un'aggregazione di palazzi molto alti, e una parte sono disabitati, per cui spenti, ma dove chi ci vive non ha grande attenzione cioè possiamo trovare dei palazzi dove ci sono luci accese anche di notte, sì. Quindi corrischiando anche la tromba delle scale di alcuni palazzi è illuminata, per cui vedi normalmente il tutto, diciamo. Una finestra può essere aperta e vedi la luce della vita che c'è dentro, diciamo, senza problemi. Quello che fa un po' impressione è la assuefazione alla guerra. E quando inizia ad assuefarti, succede anche a noi che ci siamo ritrovati sotto un bombardamento, e fino a quando non sono fischiate le schegge non abbiamo iniziato a correre. Quindi, ed è questo il vero pericolo della quotidianità delle cose. Per forse cui... più che rassegnazione è di assuefazione, è una rassegnazione. Credo che sia. Ormai hanno alternative. Non hanno alternative, ma pensi quasi che statisticamente non sei l'obiettivo del razzo, del missile o del grad che ti arriva, per cui tu vai a fare la spesa e corri il rischio di tornare a casa, di non tornare a casa, oppure, come succede, come abbiamo visto nei giorni in cui eravamo noi, il palazzo colpito da un missile con 8 morti, e poi si scopre che quel missile probabilmente era stato deviato dalla contraerea. C'era anche questa teoria, però quella notte, quel pomeriggio lì, Odessa è stato sotto attacco, per cui ha ricevuto, credo, 8 missili, poi completamente imprecisi, perché uno è finito nel cimitero, però guarda caso vicino al cimitero c'era una base, un aeroporto ufficialmente abbandonato. In realtà i russi sostengono che in questo aeroporto ci fossero armi e potrei anche essere d'accordo su questa teoria. E un altro missile ha colpito questo palazzo, altri due, credo che siano stati 2 o 3, sono stati neutralizzati. E così, molto molto... Quindi si vive alla giornata non sapendo come puoi arrivare alla sera. Certo. Ma mi è capitato anche di vedere alle 4 del pomeriggio sentire 3 colpi fortissimi, violentissime esplosioni a poco distante da noi. Praticamente tutti si sono girati a capire dov'era, ma abbiamo continuato a mangiare per la strada a Odessa. Quindi c'è stata... E poi abbiamo scoperto che invece avevano lanciato dei missili che erano andati a colpire da un'altra parte, cioè avevano colpito l'aeroporto. Quindi nasce una sorta di indifferenza sulla tragedia. Indifferenza, perché in una città come Odessa magari le privazioni sono minori rispetto a una città come Mykolaiv, dove invece lì inizia ad avere problemi. L'acqua non c'è, per cui devi approvvigionarti. L'acqua vuol dire non avere l'acqua, non vuol dire non lavarsi, vuol dire tutta una serie di necessità igieniche che non ci sono. Però se vai nei supermercati, continuano ad essere abbastanza pieni, a trovare da bere e via dicendo, diciamo. Quindi c'è Poi in queste zone arrivano degli aiuti da parte dell'Europa o non riescono a arrivare? Sì. No, questo credo che ci sia proprio una corsa all'aiuto, diciamo, da parte di tutte le istituzioni private e Croce Rossa. Abbiamo trovato perfino un gruppo di italiani che al confine proprio da Isacea, dalla Romania, con un furgone carico di attrezzatura da ospedale importante, tra l'altro di valore, che non sapevano a chi darla. Per cui
proprio un'associazione con la quale mi ha messo in contatto il dottor Martin, e l'ho contattata e ho fatto in modo che questo materiale venisse distribuito da questa associazione di volontari e farlo arrivare a chi ne aveva bisogno sostanzialmente. Quindi c'è una certa disorganizzazione in questo conflitto, purtroppo. Diciamo che no, nel senso che gli aiuti che vengono sono selezionati, sono dati proprio, vengono tutto quello che arriva, l'ho visto personalmente, tutto quello che arriva, i pacchi vengono aperti, vengono analizzati, viene analizzato cosa c'è dentro, viene analizzato quello che è la destinazione anche. Sì. E quindi viene selezionato e distribuito. Poi ognuno ha la sua collocazione. Ma c'è un'organizzazione privata, per esempio, che è una fondazione, tra l'altro, che aiuta i profughi senza casa, eccetera, che quotidianamente, sempre in via Odessa, distribuisce e aiuta circa migliaia di persone. E un giorno, siamo in cui ero la settimana scorsa, è arrivato l'autista con suo fratello e ci ha mostrato le cicatrici che avevano i volontari che a cui sparano addosso per bloccare proprio sulla strada di Mykolaiv. Sì. Quindi è una tragedia terribile. Sì. Allora adesso è quello che penso anch'io. Prego. Scusate. No. Sono le intelligenze artificiali che funzionano, si autoattivano. Ho capito. Allora, secondo contributo, guerra russa, Ucraina. Non sarà breve. Guerra Russia-Ucraina. Non sarà breve. La guerra russo-ucraina potrebbe diventare una nuova guerra dei 30 anni, un nuovo Afghanistan, con l'Ucraina in parte occupata e con sacche di resistenza. È questa la guerra che vuole Putin? In TV si dice che Putin mirava ad una guerra lampo, ma ai russi non interessa rifare la battaglia di Stalingrado, una guerra casa per casa. Per arrivare ad avere il possesso e il controllo del territorio deve distruggere tutto fino alle fondamenta, così la gente se ne va. Tutto questo produce gli aiuti umanitari, la Croce Rossa, i profughi che sono elementi essenziali. Se l'Unione Europea accoglie i profughi, Mosca, nei luoghi distrutti, ci manderà altri russi, così come fece Stalin con i contadini ucraini, i kulaki, durante il periodo della Grande Carestia. I milioni morirono nel periodo dell'Holodomor, con Stalin che requisiva i raccolti ai contadini, che non potendo andarsene erano condannati a morire di fame. In questo modo saranno fatte nuove città con nuovi cittadini russi che potranno dire «io sono russo» e avranno le prerogative anche per difendere quella terra. Una strategia ormai consolidata, messa in atto dai fascisti in Jugoslavia e poi nel periodo delle foibe giuliano-dalmate. «Il territorio diventa mio se c'è gente che crede in me». Viceversa l'Ucraina e di riflesso l'Europa sono destinati ad avere una guerra perenne, un nuovo Afghanistan. La via d'uscita è tutta in salita. Basterebbe una decisione unilaterale di Putin? Nelle ultime settimane anche alcuni leader europei hanno aperto a una trattativa che non deve umiliare Putin. Lo ha detto Macron parlando alla conferenza sul futuro dell'Europa, dove ha lanciato un appello perché la pace futura non si costruirà con l'esclusione reciproca e nemmeno con l'umiliazione. Per Macron l'obiettivo è far finire la guerra il prima possibile, facendo di tutto affinché alla fine l'Ucraina possa resistere e la Russia non vinca. È lo stesso desiderio di Biden? Non sembrerebbe, visto che finora gli esponenti dell'amministrazione Biden hanno cavalcato il conflitto ben al di là del supporto alla resistenza ucraina. Lo stesso Biden aveva affermato che Putin non potesse più restare al potere, auspicando di fatto un cambio di regime. La situazione non sembra destinata a cambiare, visto che proprio questa settimana la Camera dei rappresentanti a Washington ha approvato lo stanziamento di 40 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per Kiev. Si attende ora il passaggio al Senato per il via libera definitivo. 6 miliardi di dollari destinati alla sicurezza e 900 milioni ai rifugiati, gli altri 33 per gli aiuti militari. Ecco. Nuove armi. Professor Alberto Lanzavecchia, c'è un aspetto economico in tutta questa questione, perché vediamo che gli stanziamenti, bene o mal riposti, ci sono e sono notevoli.
questo comporterà un cambiamento della guerra, un cambiamento dell'economia di queste zone, o sarà destinato solo ad aumentare quello che è il conflitto fino a che uno dei due dovrà cedere? Sì, in effetti il cambiamento ci sarà e verosimilmente sarà un cambiamento strutturale, e cioè qualsiasi sarà l'equilibrio che alla fine si raggiungerà dopo la guerra, non sarà la situazione preesistente. Mi sto riferendo in particolare non solo, come è noto, al mercato del gas e del petrolio, ma anche delle derrate alimentari. Ricordiamoci che in tutto ciò anche l'Ucraina è esportatore netto di grano e di olio di semi di girasole e ha bisogno di un porto logistico come Odessa per poter esportare. Quindi Odessa inclusa o adesso esclusa dall'Ucraina a sua volta da questo logistico è determinante per la sopravvivenza economica dell'Ucraina. Non solo, si tende sempre a ricordare la nostra dipendenza dal gas russo e quindi le fonti alternative al gas russo. Beh, per l'Ucraina il gas russo è l'unica fonte di gas per per la generazione dei fabbisogni termici. Importa 1 miliardo all'anno di euro dalla Russia. Non solo, è anche fonte di reddito, perché i due gasdotti che passano sul suo suolo, tra l'altro con una qualche beffa, uno si chiama Fratellanza e l'altro Soyuz, l'Ucraina ricava le royalties per ogni metro cubo che passa, l'Ucraina genera il suo guadagno. Quindi disconnetterci dalla Russia, quindi non far più transitare il gas sul suolo ucraino, ha un effetto immediato negativo sull'Ucraina. Quale altre fonti di reddito gli diamo quando noi disconnetteremo dalla Russia? Questo per dire come spesso si tende a guardare le cause effetto solo da alcune prospettive, in questo esempio la nostra, ma ci dimentichiamo che proprio la parte lesa sarebbe ancora più lesa se non transitasse più il gas. Quindi sicuramente ci sarà un'alternativa alla Russia, perché ormai il nostro governo si è mosso su questa direzione. Aggiungo, se magari poi lo vogliamo riprendere dopo, ma lo lancio anche come spunto, è l'ennesima occasione persa per la transizione ecologica, perché diamo per scontato che ci serva fino all'ultimo metro cubo quel gas per alimentare quelle centrali elettriche che produrranno quelle quantità di energia, o per riscaldare le nostre fatiscenti scuole, edifici pubblici energivore, perché piene di spifferi e a bassissima qualità energetica. Quindi diamo per scontato che quei metri cubi ci servono fino all'ultimo, e l'occasione persa era invece proprio per cominciare a ridurre i metri cubi necessari, a ridurre il fabbisogno energetico sia termico sia anche elettrico. Ancora da un punto di vista economico, tutto questo mondo degli incentivi, 110%, gli ecobonus, il bonus casa, sono stati fatti prima di questo nuovo scenario della guerra, e cioè mi riferisco in modo in particolare che non si differenzia, non si beneficia negli incentivi governativi quelle case che sono alimentate a gas, perché se vogliamo ridurre la dipendenza dal gas, il 110 dovrebbe dire va solo, come le altre misure che ho citato energetiche, limitate alle sole case alimentate a gas. Ma se ci sono anche case alimentate addirittura da solare termico o energia solare, che necessità c'è in questo nuovo scenario di riduzione dei metri cubi di gas dalla Russia? Ecco, quindi lo scenario è veramente cambiato, l'equilibrio ancora non si intravede, l'alternativa al gas russo non c'è, mentre ci sarebbe già sul piatto l'unica alternativa che però non è in discussione, che è la riduzione del fabbisogno energetico. Il cenno che ha fatto all'inizio sul cambiamento climatico è proprio questo, cioè c'era da ben prima della guerra in Russia, è l'ennesima occasione, l'ennesima chiamata, se non adesso quando? Certamente, perché in due referendum gli italiani hanno detto no al nucleare, però la politica
ha detto no al cambiamento. Siamo andati a comprare il nucleare, compriamo il nucleare dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Slovenia, ma non abbiamo fatto un passo avanti, quindi stiamo arricchendo gli altri paesi, ma non abbiamo fatto un passo avanti per essere autosufficienti, che visto l'epoca in cui sono venuti il primo e poi il secondo, diciamo, referendum, sicuramente oggi saremo nella situazione ideale per poter spegnere il gas una volta per tutte. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi riprendiamo con un altro contributo.